È sicuramente un momento importante e voglio partire dalle ultime parole del preside. Viva la scuola italiana. Sì, viva la scuola italiana, perché nonostante sia sempre bistrattata, in realtà è una scuola che ha innumerevoli risorse, soprattutto quando ci mettiamo tutti insieme. In questo caso mettersi tutti insieme significa unire le forze del pubblico, di città metropolitana, di regione, dell'istituto stesso, con il privato che ci ha aiutato a realizzare un progetto molto molto importante per questa scuola, ma che possa poi diventare il faro di tanti altri istituti. Qui non solo sono stati ristrutturati, messi in sicurezza e valorizzati e valorizzate delle aree che erano brulle, che erano spoglie, creando dei campi sportivi. Qui stiamo dando vita a un progetto innovativo che è sì volto a favorire lo sport per gli studenti che frequentano l'istituto, ma in realtà diventa qualcosa di molto più importante, diventa un polo per lo sport anche per persone che non frequentano la scuola. Il pomeriggio questi impianti si aprono al territorio e soprattutto si aprono per quella fascia di popolazione che probabilmente ha delle difficoltà in più. In questo caso, attraverso una convenzione che stiamo realizzando con il CONI, con il Comitato Italiano Paralimpico, vogliamo aprire questi impianti agli studenti affetti da sindrome di Down. Tuttavia c'è un ulteriore elemento che dà valore a questa apertura ed è l'avvio di progetti di alternanza scuola-lavoro con gli studenti di questa scuola affinché possano aiutare gli sportivi pomeridiani a realizzare le loro attività. Quindi si viene a creare anche un legame stretto tra studenti e non studenti ma sportivi. E questo è fondamentale perché quello che imparerete, mi rivolgo qui agli studenti presenti, quello che imparerete nella vita è che la vita molto spesso è un po' casuale. Ci sono delle persone più fortunate e delle persone più sfortunate. Ci sono delle situazioni più semplici e delle situazioni più difficili. Allora l'unico modo in cui possiamo davvero essere campioni è quello di riuscire a far sì che tutti, anche le persone un po' più sfortunate o quelle che hanno avuto delle condizioni per vari motivi, delle condizioni più difficili, possano avere le stesse opportunità che hanno avuto le persone più fortunate. E questa è una cosa che ciascuno di noi deve riuscire a realizzare per potersi dire campione nella propria vita, ancora prima di essere campione nello sport. È solo creando questo legame unico e speciale con chi ha avuto delle situazioni diverse che possiamo davvero realizzare quello spirito di comunità, quello spirito che in una scuola, peraltro, deve iniziare ad essere seminato e deve iniziare a crescere. Solamente se riusciamo nella scuola, che è il primo luogo nel quale iniziamo a essere comunità, solo se riusciamo a essere comunità qui dentro, poi riusciremo a essere veramente dei cittadini migliori. E questo io lo ripeto ovunque, perché il pubblico, le amministrazioni, la scuola, da sole non ce la possono fare se chi sta dall'altra parte, i cittadini, non danno una mano. E allora anche essere studenti non è qualcosa di così scontato e così semplice. Essere studenti è una condizione che implica una relazione con l'altro. E la relazione con l'altro può iniziare qui dentro, per voi inizia qui dentro, e deve continuare poi. Quando uscirete diventerete cittadini a tutto tondo, cittadini del mondo. E quindi io ringrazio tantissimo il preside per aver voluto fortemente questo progetto, ringrazio la regione, ringrazio ancora il CONI, ringrazio il comitato, ringrazio tutti i finanziamenti privati, ringrazio la città metropolitana, ringrazio il municipio, perché in realtà stiamo creando quella sinergia fondamentale per creare una società migliore. Grazie a tutti.